La fondazione delle mafie si perde in un passato ormai lontano. Non se ne conoscono con certezza i fondatori né la data di nascita. Comandare una mafia significa scalare un'organizzazione che esisteva prima di te e che esisterà dopo di te. Tranne in un caso, quello di un uomo che ha fondato una mafia ricchissima con centinaia di membri, che ha compiuto rapine, trafficato droga e terrorizzato per 20 anni un'intera regione. Un uomo che prima di diventare collaboratore di giustizia è stato il capo indiscusso della prima mafia originaria del nord Italia, la Mala del Brenta. Questa è la storia di Felice Maniero. Sono davanti all'uomo che per 46 anni si è chiamato Felice Maniero ed è stato per 20 anni il capo della prima mafia autoctona settentrionale, la Mala del Brenta. Che cos'era la Mala del Brenta? Era un'organizzazione di quasi tutti amici già da giovani, molto giovani, che poi pian piano si è allargata sempre di più e poi siamo arrivati a comandare un'intera regione. La banda del Brenta nasce all'incirca intorno agli anni 1975-76, anno più anno meno, dedita a furti ed è composta prevalentemente da tutti i giovani, tra cui Felice Maniero. Il nucleo centrale era costituito da 15-20 persone, poi c'erano questi, chiamiamoli, partecipanti in associazione, un numero piuttosto elevato di soggetti che, pur non essendo direttamente consociati con Maniero, si aggregavano a seconda delle varie occasioni. Mi risulta che quando Maniero è finito qualche volta in carcere c'era la processione alla sua cella, tutti volevano. Era un'aspirazione appartenere o partecipare all'attività della banda Maniero. Noi abbiamo in mente il Felice Maniero dai 18 anni in poi. Una storia fatta di rapine, violenze, carcere. Ma la storia precedente, quella meno nota, la sua infanzia, com'è stata? Ah, guardi, è stata una normale infanzia con dei genitori buoni, non criminali e che mi volevano bene. Il loro sogno era che io avessi continuato a studiare. Quando avevo 3 anni siamo andati a Torino. Mio padre ha lavorato alla Fiat, era collaudatore di non so cosa. E sua madre invece? Mia madre puliva le scale del condominio dove abitavamo. Siamo rimasti a Torino 7 anni, poi siamo ritornati in Veneto. I miei genitori hanno voluto tornare a dove erano nati. Lì hanno acquistato una trattoria a Campolongo Maggiore sempre, pagandola un po' alla volta, che come clienti avevamo gli amici di mio zio, che era un malavitoso del tempo, malavitosi che rubavano le mucche, eh? Rubavano mucche, caffè, parliamo di 55 anni fa, ecco. Non c'erano i centri commerciali o supermercati, negozietti rubavano per campare perché c'era fame. E quindi lei li frequentava da bimbo? Sì, da prima media. Ascoltava le loro storie? Mi divertivo con loro da morire. Quando erano loro io andavo a lavorare in bar. Quando non c'erano me ne andavo per i campi. Cosa l'attirava tanto degli avventori, diciamo, del mondo della mala che venivano nella trattoria, amici di suo zio? Loro perché facevano battute spiritose, li vedevo trasgressivi, li vedevo quasi esseri superiori, ecco. Poi li vedevo con sti macchinoni, ste ragazze, scherzavano, insomma. Mi davano da nascondere delle cose, io non lo dicevo neanche ai miei. Cosa nascondeva? Ah, dei pacchi, io non potevo guardare, però presumo piccoli pacchetti, direi, furtivano. Oppure qualche pistola, presumo. La prima volta che ha sparato, se lo ricorda bene? Sì, avevo 9 anni, 10, non so. Mio zio, Renato,
quando piangevo mi faceva sparare con una pistola vera per farmi smettere. Per cui poi io piangevo apposta per andare con lui. Mi ha portato quasi a ridosso dell'argine, sotto un tronco ha tirato fuori questa pistola, ma l'ha presa e con le sue mani mi ha tenuto e mi ha fatto sparare un colpo. Allora ho smesso subito di piangere, di stare male e volevo sparare ancora, ma lui non me l'ha più fatto fare un'altra volta. Ecco. Quindi è vera la notizia che intorno ai 12 anni entrò per la prima volta, sì, nella banda, più o meno, sì, di suo zio? Sì. Piccolissimo. Sì. Ho cominciato ad andare a fare, non rapine, rubare. Rubavamo camion interi di caffè allora. Loro facevano solo furti. Rapine ancora non esistevano lì nel Veneto. La mia prima rapina venne anni dopo. Adesso non ricordo di preciso la data, però 16-17 anni. Rubavamo il pellame e lo vendevamo. Pellame, formaggio e caffè erano i prodotti che più guadagnavi, perché costavano di più di altri alimentari o altre cose. C'è stata un'occasione che ha portato lei e il suo gruppo ad abbandonare i percorsi classici, furto di formaggi, pellame, auto, spostandovi su cose più preziose, l'oro per esempio? È venuta quasi per caso. Sono passato davanti a un'azienda al confine tra Padova e Vicenza, dove ho letto meccaniche orafe e l'ho guardato, ho detto ma cavolo, hanno oro lì dentro. Poi ho guardato nella guida telefonica, era proprio laboratorio orafo spiegato nelle pagine gialle, e per cui ho deciso che si poteva tentare di effettuare la rapina lì. Ho chiamato due miei amici, perché non era neanche un granché da fare. È stato facilissimo perché l'abbiamo circondata in tre, abbiamo girato attorno a questa azienda, abbiamo visto che aveva un po' di blindatura, non sapevamo come entrare perché la gente lavorava dentro, c'erano delle bombole fuori, abbiamo chiuso le bombole, dopo tre minuti sono usciti perché non funzionavano più i cannelli e siamo entrati con loro e abbiamo portato via 30-40 kg d'oro. Non ci sembrava neanche vero essere passati dai formaggi a 30-40 kg d'oro. Da lì ho smesso immediatamente di fare i furti e ho cominciato a fare solo rapine di quel tipo. C'è un dettaglio che mi ha sempre colpito. Perché tra di voi vi chiamavate Pischelli, che non è una parola veneta? Non è una parola veneta, ma il gergo nostro, ci chiamavamo Pischiello quando effettuavamo reati. E chi erano e soprattutto che facevano questi Pischelli? Da che vite provenivano? Da vite normalissime. Nessuno aveva avuto problemi con la giustizia, ma neanche i loro genitori o parenti. Io ero l'unico che proveniva da una famiglia tra virgolette malavitosa, ma era lo zio, ecco. E io ho cominciato perché dentro di me ho detto io non voglio fare per 40-50 anni l'operaio e poi andare in pensione. Quindi non la miseria? No. C'erano anche alternative, però quella era la strada che vi faceva... Sì, anche perché io ero innamorato dei miei precedenti amici che avevo nella trattoria. Diventare... Più vecchi di me, di 10 anni, ecco. E com'è successo che a un certo punto un Pischello sia diventato boss? Già da subito io ero già il più, tra virgolette, ben voluto da tutti, perché ero io che organizzavo le prime rapine, tenevo più a bada la squadra, era ancora una squadretta di 7-8 persone. Poi è capitato che abbiamo fatto evadere dal carcere di Venezia i boss, i veri boss del Veneto quasi, Cocis, Cesma. Abbiamo fatto evadere 3-4 persone mandandogli dentro le pistole. Loro hanno sequestrato le guardie penitenziarie. Siccome il carcere di Venezia è vicino a Piazzale Roma, dove si può girare in macchina, noi avevamo messo una macchina rubata in Piazzale Roma,
e ci eravamo avvicinati al carcere a metà strada. Li abbiamo caricati e portati a Montecchio in una casa in mezzo ai campi, insomma, in mezzo alla campagna. Avevano bisogno di soldi, per cui appena li ho scaricati si sono raccomandati: guarda che abbiamo bisogno di soldi, pensa a fare qualcosa. Noi avevamo già in cantiere di fare la rapina al Banco dei Pegni di Marghera. Allora era quasi impossibile riuscire a fargli una rapina. Che anni erano gli anni di queste azioni? Siamo nel 76. E sono venuti sto Cocis, che era il grande uomo di Venezia e provincia, era il boss dei boss proprio, e questo st'altro boss di Bergamo là. Entriamo su questo Monte dei Pegni e vediamo sulla cassaforte attaccato una cosa elettronica che non avevamo mai visto. Che cavolo è, nessuno ha saputo dire. Ho preso una... Non vorrei sembrare lo smargiasso che faccio tutto io, però è la verità, è agli atti anche. Ho preso un mattone, l'ho rotto, l'ho tolto e gli ho detto: andiamo fuori, perché se è collegato con la polizia, carabinieri, arrivano. Andiamo fuori, aspettiamo un'oretta e vediamo cosa accade. Siamo usciti, dopo un quarto d'ora sono venuti proprio la polizia. Hanno guardato dappertutto con le pile, i fari. Poi vanno nel cancello, vedono che non è rotto, che non è scardinato. Beh, sarà stato qualche cortocircuito o qualcosa solite, perché probabilmente venivano chiamati spessi per allarmi non veritieri, ecco. E se ne sono andati. Ci rimaneva solo la guardia giurata, che la guardia giurata arrivava alle 3 di notte, per cui noi abbiamo cominciato già con la lancia termica a forare sta porta blindata del cavò. Era una cosa lunga, forare 50 centimetri di acciaio, cemento. E arrivano le 3 e io stavo bucando la porta, mi arriva dentro Cocis e mi fa: ehi Peschiello, guarda che la guardia è entrata. E gli faccio: ma scusa, ma se la dovevi prendere te, non eri sul cancello, dovevi prenderla alle spalle e portarla dentro là. No, presto. Esco di corsa con la tuta di amianto, perché ti bruciavi vivo se non avevi la tuta di amianto. E mi sono trovato di fronte la guardia giurata proprio nella porta di uscita mia. Gli ho puntato la pila, ho visto che aveva la pistola in mano, l'ho minacciato, gli ho detto: fermo se no ti sparo, mi sono avvicinato e gliel'ho presa. Lei era armata? Sì, armato. Io ero armato, però l'avevo qua e neanche mi ricordavo più di averla dalla fretta, sì. Perché perdevi 5 secondi, quello là vedeva aperto tutto, chiamava o sparava, non lo so cosa avrebbe potuto fare. Gli ho preso la pistola, l'ho messo lì e ho chiamato quella testa di rapa di Cocis, gli ho detto: te adesso vieni qua, mettiti lì, siediti sopra sta guardia e non ti muovere più. E così è stato, lui è stato tutta la sera seduto con la guardia. È durata 12 ore sta rapina. E abbiamo aperto un foro di 50-60 centimetri di diametro, siamo entrati e abbiamo riempito un camioncino e due macchine familiari di gioielli. Erano tutte scatolette di gioielli che la gente dava in pegno. Si immagini lei a quel tempo qua. Era una roba. Il valore quanto sarà stato? Ah, il valore è stato di 3 miliardi e mezzo, 4 di quei tempi, che uno poteva andare in pensione e dire basta. E questa poi... rapina creò uno spartiacque nel mondo criminale veneto, cioè dopo questa rapina le viene riconosciuto un ruolo di capo? Ah no, me lo son preso il ruolo di capo, perché se questi erano i boss, era facile fare il boss allora. Quante rapine ha fatto nella sua vita? Nemmeno le ricordo, guardi. Tante. Una cifra indicativa.
centinaia. Poi non tutte sono andate a buon fine, però tante, perché ci divertivamo anche, quasi impazzivo dal divertimento, dall'adrenalina, dal sentirmi sicuro, anche un po' incosciente, perché io non ho mai avuto paura, non lo so come mai, per cui mi sentivo padrone di qualsiasi situazione, anche nel pericolo, ecco. Quindi un gioco? Sì, sì, sì. Non avrei mai cambiato per nessun lavoro al mondo quello. Il dato che emerge a volte dai rapporti di polizia, che parlano più di 300 rapine, sì, sì, si riconosce in questo sì, dato? Sì, può essere. E c'è una stima generica, anche soltanto di percezione, del volume di denaro ottenuto con queste rapine? Beh, miliardi di lire sicuramente, perché c'erano le lire allora. Circa 50 miliardi di lire, più o meno. Col tempo, forse per una sorta di adrenalina che scattava per ogni azione delittuosa, si trasforma in una banda che si dedica prevalentemente a grosse rapine. Si sentiva, perlomeno dalle parti offese dai rapinati, che erano gente giovane, gente agile, e quindi poi la via di fuga era sempre verso il Piovese. Più o meno le modalità di esecuzioni, che erano quasi sempre uguali. Nella maggior parte dei casi venivano utilizzati fucili Kalashnikov, ma era, diciamo, la natura dei colpi che portava i sospetti verso la banda Maniero. Io ricordo alcune rapine anche di 1 miliardo di lire in oro. Le rapine agli orafi di Vicenza sono state decine, e quindi per quintali di oro. Siccome stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni che aveva in mano questi soldi, come li spendeva? Era facile per me spenderli, perché io neanche da latitante io risparmiavo, perché andavo fuori dall'Italia e vivevo da nababbo proprio. Non mi sono mai nascosto come i mafiosi sotto i pavimenti. Prendevo un aereo e me ne andavo con qualche ragazza. Mi sono ritrovato tante volte in giro per il mondo, Parigi, Londra, con borse da 100 milioni di lire, e non sapere nemmeno dove spenderli, perché ero partito per spenderli. Non è che davo molto valore ai soldi. Magari ero con una ragazza, gli compravo tutto quello che voleva, tanto per... Oppure andavo in giro e sperperavo di qua, di là, Ferrari. Quante Ferrari hai avuto nella vita? Ne ho avute 6 o 7. Una addirittura l'ho rotta appena acquistata. 3 ore che l'avevo acquistata l'ho distrutta, e dopo 8 giorni me ne sono comprata un'altra uguale. Quali erano i suoi vizi? Ah, io non ho vizi né allora né adesso, sono astemio. Per un Veneto è impensabile quasi. Sì, sì, sì. Non era a detrimento della sua immagine non toccare? No, ero al di sopra di queste cavolate qua. No droga? Ah, le droghe le ho assaggiate, ho provato cocaina, hashish, però no. Io mi sento meglio normale. Invece i miei amici, i miei compagni le prendevano ogni tanto, ecco. Ascoltando i testimoni criminali dell'epoca, sembra che tutti volessero fare dei colpi con lei, perché con lei si portava a casa la pelle e la grana. Come veniva scelto l'obiettivo del colpo? Quanto tempo e come veniva preparato il piano? Qualcosa di meticoloso o anche istintivo? Anche istintivo. Passavo e capivo che era una cosa facile, e andavamo anche al giorno dopo. E altre volte invece ho mandato anche 10 notti a controllare, a scrivere tutti i passaggi delle guardie notturne. C'era un metodo per cui pensava sempre a salvare la vita sua e della sua banda? Sì, 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 sì. La prima cosa che io valutavo era il piano di fuga. Prima di tutto, se non c'era possibilità di un piano di fuga, non veniva fatto niente. Quindi la sicurezza della banda veniva ancora prima della certezza del colpo? Sì, 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 assolutamente sì. In un'organizzazione che non ha gradi e rituali di investitura, per esempio come le organizzazioni del Sud Italia, come si capisce quando qualcuno è diventato un capo?
Eh beh, se io decidevo come fare, come non fare, chi doveva venire, chi non doveva venire, senza essere nominato capo, ero ambito. Addirittura la mafia palermitana mi ha chiesto di far partecipare dei loro uomini alle nostre rapine qui, perché leggevano i giornali, miliardi e 5 quintali, 3 quintali. E volevano darle i loro uomini per poter partecipare al bottino? Sì. Per esempio me l'ha chiesto Salvatore Enea, uno dei boss mafiosi, i fratelli fidanzati, i Bono, però io non li ho mai voluti. Ah. Mi sarei imparentato troppo, imparentato tra virgolette, non l'ho mai fatto. Dicevo sì, vediamo, ma poi non li ho mai chiamati, mai. Loro hanno insistito per un po', poi hanno smesso, hanno capito. C'è un episodio particolare che le fece capire il calibro nel mondo criminale che aveva raggiunto? Ogni tanto andavamo in bisca io e qualche amico così a giocare così. E... fatalità, uno che aveva giocato contro di me è venuto a Campolongo, nel bar in cui andavo, a dirmi: guarda che quella volta ti hanno fregato. E io avevo perso proprio quella volta lì. Quanto aveva perso? Ah, non so oggi cosa possono valere. 25.000 euro, 30, non lo so. Non mi avesse detto così. Partiamo, quelli che c'erano in bar lì, partiamo di corsa, andiamo là. Abbiamo dato un sacco di botte, via tutti. Da quel giorno sono sempre venuti a chiedere a me per poter aprire qualsiasi bisca. Da allora succede che tutte le bische, come stava dicendo, devono darle una percentuale. Eh sì. A quanto ammontava? Ah, 40-50 minimo. E quindi era una sorta di pizzo. Ma questo succedeva anche ai negozi? No. Quello mai voluto, estorsioni, era vietato. Come mai il racket, che è stata l'anima, è ancora l'anima dell'economia, insieme al narcotraffico, delle organizzazioni mafiose italiane, la mala del Brenta rinuncia? Perché il tessuto sociale dell'Italia del Nord non è uguale ad altre regioni, perché la gente non ha omertà, vanno subito dai carabinieri a denunciarlo. Poi crei allarme sociale. L'allarme sociale si può anche creare, però se hai altri introiti che ti vanno bene, è inutile far venire 2.000 poliziotti. Per cui volavamo bassi, perché poi a me, anche agli altri, è sempre stato antipatico andare a chiedere i soldi a negozi o aziendine. La mala si estende a Venezia. E a Venezia sì. Gioco d'azzardo vuol dire casinò. Al casinò allora c'erano i cambisti, cioè personaggi che prestavano denaro a interessi altissimi, sì, a chi aveva perso tutto ma voleva continuare a giocare. Loro diventano il vostro obiettivo. Sì. 10 ottobre 1980. Viene conosciuto come la notte dei cambisti. Cosa accadde? Arrivammo là in barca, con due barche, siamo andati direttamente dentro all'entrata principale. Del casinò? Del casinò, sì, loro erano sempre lì o fuori o dentro. E li abbiamo cacciati fuori, via, calci, semplice.
via di qua e non fatevi più vedere qua. Poi gli ho mandato a dire che se volevano trattare dovevano venire con me. Poi abbiamo preso il motoscafo e ce ne siamo andati a casa tranquilli. Perché i gambisti, visto il lavoro che facevano, non erano attrezzati nel difendersi? Cioè non avevano un sistema di protezione, i gambisti erano pieni di soldi perché sì. Dovevano prestare. Voi siete arrivati lì e con le botte le avete convinto. Nessuno l'aveva pensato, perché a me è venuto in mente, perché ho detto non è possibile che quattro truffatori guadagnano pacchi di milioni di lire. Allora ho deciso di fare un piccolo raid. Abbiamo fatto anche 2 mesi di carcere, poi però ne è valsa la pena, perché mi hanno pagato per 15 anni 2 milioni al giorno. So che arrivava circa 60 milioni ogni mese, mi portavano in contanti senza fare niente, ecco. Tra l'inizio degli anni 80 e la metà degli anni 90, la sua organizzazione gestisce tutto il gioco d'azzardo Veneto, Modena e anche, Jugoslavia. Anche Jugoslavia, sì. Ogni casa da gioco doveva darvi una percentuale. Sì, dal 40 al 50 era il nostro target, sia Modena che... A Modena dovevate però dividere il piatto con i casalesi, è così? Sì, uno dei gestori di queste bische era di Casal di Principe e lì al confine c'era già Caterina che proteggeva loro. Sì, Caterino. Caterino, sì. Li proteggeva, però non erano contenti quelli di Modena, perché non faceva mai niente, quando succedeva qualcosa non faceva mai niente. Tant'è che io subito dopo c'è stato bisogno di un'azione proprio da spaventare i loro concorrenti. Io ho mandato 3 ragazzi a sparargli nella bisca con i Kalashnikov. Dentro tutte le finestre si sono buttati giù per terra, hanno preso una paura che non si sono più visti. Tant'è che hanno chiuso subito e non hanno più aperto niente. Il suo soprannome era Faccia d'Angelo. Come nasce questo soprannome? Ma i giornali. Non viene dalla strada, non viene dall'ambiente criminale? No, no. È un soprannome che nasce dall'aspetto? Beh, io sono stato fortunato da giovane. Adesso niente, Ma da giovane sì, con le ragazze. Non so se i giornali hanno saputo questo per i tratti del viso, sinceramente non lo so. Lo stesso nome era usato per Francis Turratello, esponente di spicco della mala milanese. Sì, lo conoscevo. Ah, lo conosceva? Sì, sì, sì. Francis Turratello era socio di Mario Dagnolo, che era con noi nel fatto dei cambisti. Fu un rapporto stretto con Turratello? Io soprattutto con Mario Dagnolo ero molto amico, perché lui... Quando ero senza la cocaina, lui l'aveva sempre. Allora ogni tanto capitava, sì. Magari una nave aveva trovato un mare mosso, robe ritardavano per qualsiasi scusa, e allora mi mancavano 5 kg, andavo a prenderli da loro, ecco. Quindi vi rifornivate anche da Turratello? Sì. Che era un esponente direttamente legato a Cosa Nostra? Sì, sì. Non ha mai pensato di usare Turratello per diventare un braccio di Cosa Nostra? No, in Veneto? No, non ho mai voluto io essere braccio di Cosa Nostra. No, assolutamente. Anzi... Cosa Nostra l'avrebbe permesso? Io non so se l'avrebbe permesso o no, ma io non mi fido di Cosa Nostra, perché loro guardano la famiglia, non guardano la parola data, loro guardano la loro famiglia a prescindere da chi sei, per cui... Già sto fatto mi dava fastidio proprio. Lei e i suoi compagni della Mala del Brenta siete stati condannati per associazione mafiosa. La Mala del Brenta, quindi, è la mafia del Brenta. La banda Maniero è stata costituita esclusivamente da soggetti veneti. Maniero ha imposto un controllo ferreo nelle province di Venezia e in parte su quella di Padova. A partire dalla sentenza del 1 luglio del 1994 è stata riconosciuta l'associazione mafiosa e questo reato è stato confermato sia in appello che in Cassazione, quindi la definitività di tutte queste sentenze mette un punto fermo sul fatto che effettivamente si è trattata di un'associazione di stampo mafioso. Cosa aveva la Mala del Brenta
di diverso dalla mala milanese e dalle altre bande di rapinatori? E che cosa invece aveva in comune con le organizzazioni criminali del sud, la mafia che le ha comandato? Con Turatello, con Dagnolo, avevamo in comune reciproca simpatia, una parola era una parola, non si ammazzava per niente, assolutamente, per soldi non si poteva ammazzare, per esempio. E per cosa si ammazzava? Per tradimento? No, ma i traditori non dovevano essere puniti, almeno da noi. Doveva essere punito o uno che ci voleva uccidere per motivi di potere, di qualsiasi cosa, o uno che aveva tradito ed era dannoso. Se non era dannoso, veniva allontanato e non ce ne fregava niente. Un divorzio totale, ecco. E invece la mafia siciliana, Camorra, ammazzano anche per soldi, ammazzano il migliore amico per convenienza. Quindi vi eravate date delle regole diverse? Sì. Invece con Valanzasca c'erano dei rapporti? No, mai conosciuto Valanzasca. C'è chi sostiene che lei parlasse da pari con i boss di Cosa Nostra al nord. Stiamo parlando di gente del calibro di Gaetano Fidanzati. Sì. Che era a soggiorno obbligato. Anche da lui ho preso degli stupefacenti quando ero senza. Anche Totuccio Contorno era di Cosa Nostra. No, era pensi in che Veneto. Era in Veneto, Totuccio Contorno, proprio vicino a casa nostra. E io non l'ho mai conosciuto, ma alcuni miei uomini lo hanno conosciuto. Quello che mi ha sempre colpito è questo. Come mai all'epoca Cosa Nostra era l'organizzazione più potente d'Italia, d'Europa e probabilmente tra le più potenti del mondo, decidesse di trattare alla pari con un'organizzazione veneta, con lei, quando c'è da sempre stato il pregiudizio in queste organizzazioni che in fondo il Nord produce banditi, rapinatori, ma non mafia? Qual è stato l'elemento che ha fatto cambiare, permettendo a Cosa Nostra di riconoscere in un'organizzazione veneta del Nord Italia una dignità criminale, intendo ovviamente, sì, in grado di creare rapporto? Ci hanno conosciuti bene, non è che li abbiamo frequentati saltuariamente. Hanno capito la caratura che... Davvero nessuno poteva entrare in Veneto... Nessun criminale poteva entrare in Veneto senza il suo sì? Certo, sicuramente. E nessuno lo ha mai fatto. Ah, quindi non ha avuto neanche bisogno poi di intervenire militarmente? No. Episodi sporadici di gente che contava poco, anche se era del sud, ma non contavano niente. E quindi i mafiosi, quando venivano anche solo in vacanza a Venezia, l'avvertivano? Sì, ci vedevamo. Erano come una specie di lasciapassare, anche di cortesia forse. Sì, anche di amicizia, però amicizia tra virgolette, perché io non so loro, ma io dovevo stare sempre un po' attento perché loro avevano una cultura diversa dalla nostra, ecco. Con la Camorra c'erano dei rapporti stretti? Sì, no, non stretti, però abbiamo fatto degli affari insieme perché sapevano che io avevo la cocaina che mi arrivava direttamente dalla Colombia. E allora venivano a chiedermela, ecco. Anche l'Andrangheta, Anche l'Andrangheta ha comprato coca? Sì, però non è l'Andrangheta di oggi, che è lei, che è l'unica che ce l'ha. È l'Andrangheta di 30 anni fa, ecco. Lei era stato anche in carcere con un grande capo di Andrangheta, Piro Magli? Sì, con Piro Magli, certo. E che si ricorda? Che rapporto aveva? Era una buona amicizia, simpatico, buono, tra virgolette. E che rapporto c'era tra voi, nel senso, facevate business o un rapporto criminale? No, non abbiamo fatto nessun business perché ci siamo persi, perché dopo poco sono evaso dal carcere, per cui... E come passava del tempo? O facevamo socialità, perché avevamo un'ora al giorno da poter fare socialità con un altro detenuto, pranzavamo assieme. Facevamo quattro chiacchiere del più del meno, ma non siamo mai entrati in discorsi malavitosi. E oppure c'era una sala giochi tipo, sì, 5x5 metri, e giocavamo a carte, giocavamo a scopone scientifico, che sembra semplice ma è difficilissimo quel gioco.
quelli che giocano a scopone scientifico bene, 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 fanno amicizia di sicuro. Ah, sì? Sì, sì. L'unico gioco che ti puoi, tra virgolette, offendere senza offenderti. Possiamo dirci parole senza offendere. Quindi è una specie di zona franca, cioè ti puoi offendere al tavolo del tuo scopone scientifico. Però dopo è finita lì. E in carcere è stato anche con i Misso? Sì, sì, sì. Con Peppe e Misso. I Misso sono un'organizzazione criminale mafiosa, ma dedita ai furti, alle rapine. Sì, sì. Avete fatto rapine insieme? Hanno fatto loro delle rapine richiedendomi degli uomini. Gli ha dato poi gli uomini? Sì, sì. Ah, sì. Sì, sì. Quindi ci sono state una rapina, diciamo, veneta. Sono andate anche a buon fine. Maniera ha sempre sostenuto di aver trattato alla pari con questi soggetti. La mia sensazione su questo punto è che effettivamente fosse così. Quando Gaetano Fidanzati fu arrestato su mio mandato di cattura in Argentina, a un certo punto lui viene giudicato separatamente solo per il traffico di droga dalla Corte d'Assise di Venezia. Tra le persone interrogate ho interrogato Maniero Felice. Mentre con altre persone che avevano reso dichiarazioni contro Gaetano Fidanzati ha inveito proprio dalle gabbie, minacciandoli, bestemmiando, eccetera, eccetera. Quando ha parlato Felice Maniero, che lo ha sempre guardato negli occhi di fronte, non ha mai detto una parola, quasi che ne temesse anche lo sguardo. Le dichiarazioni più pesanti contro Fidanzati sul traffico di droga sono state proprio di Maniero. E questo non ha detto neanche una parola contro Maniero Felice. Quindi questo mi ha dato l'impressione che fosse vero quello che Maniero diceva. In generale, come era vista un'organizzazione di veneti, tra l'altro molto recente, da gruppi criminali meridionali che avevano una storia molto più lunga alle loro spalle? Certo. Beh, guardi, noi non avevamo nessuna deferenza di loro. Chi nasce facendo il bandito sa usare le armi meglio di tutti. Facendo il bandito da rapine, furti, macchine rubate, difficilmente avrebbero vinto una guerra, presumo, adesso può essere, anche che ci ammazzavano tutti, però noi sapevamo che non potevano farlo perché eravamo abbastanza forti militarmente anche come armi, perché avevamo già bazooka, lanciagranate e tutto. Che però non avete mai usato, né no. Bazooka né lanciagranate, però eravate pronti ad usare. Sì. E non ha mai temuto che le organizzazioni classiche potessero farvi guerra? Con classiche intendo 'ndrangheta, Cosa Nostra e Camorra. Non l'ho mai temuto, no. Mai temuto, però ero preparato all'evenienza. Il suo gruppo aveva un sacco di armi. Sì. Ma dove le prendevate? Da Tudjman. Il figlio di Tudjman ce ne dava. Il presidente croato? Il figlio del presidente. Un po' ce li portava un suo uomo. E una bella botta siamo andati a prendercene noi in barca. Abbiamo riempito una barca di armi. E non le vendevate, le tenevate solo per voi? O vendevate sì. Anche le armi? No, le davamo a qualche amico che aveva bisogno, ma non le abbiamo mai vendute a nessuno. Come era strutturata l'organizzazione? Quali erano i compiti e soprattutto come venivano spartiti i guadagni? Io avevo in mano tutto. Le rapine non era esclusiva mia o del nostro gruppo. Le rapine, anche se le faceva qualcun altro, non ce ne importava. Io chiamavo sempre membri dell'organizzazione, poi dividevamo anche con altri che avevano anche contribuito un po'. Per quanto riguarda gli stupefacenti, li gestivo io come prima persona, però non avrò toccato gli stupefacenti 2 o 3 volte in vita mia, ecco, in 20 anni. Perché non li ho neanche più visti io. Trattavo l'acquisto, facevo portare i soldi, sapevo dove erano, ma non sono mai andato. E li acquistavo 35-40 milioni al chilo, sia eroina che cocaina. La cocaina a me non mi pare, 20 milioni al chilo la pagavo. Poi io vendevo a 80 milioni, erano lire ai tempi, sì. A 80 milioni
al chilo l'eroina e a 100 milioni al chilo la cocaina. Provenivano direttamente dalla Colombia e dalla Turchia tramite un mio amico. Quindi la coca ovviamente dalla Colombia, dalla Turchia l'eroina, arrivavano a Venezia, cioè in Veneto? Arrivavano, sì sì, per mare o per macchina, dipende qui sotto. Poi sempre quelli del nostro gruppo la ricevevano pura e poi loro la tagliavano il doppio e la vendevano ai loro clienti, che poi il principio attivo mediamente era di un 20%, il resto era tutto lattosio, ecco, tagli che facevano loro che io non so neanche. E c'era una sua percentuale sul traffico di droga? Ma io l'avevo già. Non è che l'acquistavamo tutta l'organizzazione, l'acquistavo solo io. Poi all'organizzazione davo gli stupefacenti maggiorati di prezzo. È vero che è andato una volta direttamente in Colombia a trattare? Sì, sì. C'erano ancora i cartelli, quindi andò con Medellin? C'erano i cartelli, sì. No, io sono andato anche a Medellin, però io ho trattato in Bolivia con uno che dava la pasta ai colombiani. Quando va in Sud America, lei era latitante, tra l'altro. Sì. Quindi ha la possibilità da latitante di muoversi talmente liberamente di andare in Sud America e organizzare un traffico di coca che passi per la Croazia. No, passava per il porto di Savona. Ah, Savona. Perché avevamo un marinaio nostro che lui ritirava lo stupefacente e ce lo consegnava di una nave che trasportava banane. Lui però non le nascondeva le banane, le metteva sott'acqua addirittura su un posto che diceva impossibile che la trovano anche se vengono. E non hanno mai trovato un vostro carico? Mai? Mai. A me non mi hanno mai trovato in 20 anni neanche con una mezza pallottola, niente, mai niente, zero. Lei si sentiva più bandito o più mafioso? Beh, io la mia passione era bandito. Sinceramente tutti noi con la droga non avremmo mai voluto avere a che fare, perché non sapevamo neanche cos'era la droga fino agli anni 80. Quando iniziate a fare traffico di droga? Negli anni 80, quando sono arrivati siciliani, camorristi, andraghetisti a venderla, ecco, a commercializzarla. Quindi arrivano le mafie storiche a commercializzarla. Esatto. E lì capite che? Che non era possibile non farlo noi, altrimenti avrebbero preso il mercato e li avremmo avuti in casa. Quella era la cosa più... È vero che inizialmente lei era contrario al traffico di droga. Tutti. Anche perché, tra l'altro, dopo che iniziate a farlo, iniziano a esserci in Veneto molti morti di droga. Certo. Quindi all'inizio c'era questa contrarietà morale quasi. Sì. Però anche perché noi non usandola la criticavamo. Chi prendeva la droga era non poteva entrare sul nostro. Però di fronte al business. Di fronte al business e l'invasione di mafie esterne. Quanto si ricavava dal traffico di droga? Molto. Guardi, il traffico di droga oggi è l'unica fonte di reddito, a parte il racket, che io non credo sia molto importante, delle mafie. Se ci fosse stata la legalizzazione, i suoi affari ci sarebbero stati lo stesso o sarebbero stati fermati? Allora, i miei affari ci sarebbero stati lo stesso, perché io, guardi, poco prima di collaborare ho fatto una rapina di 4 quintali di lingotti d'oro. 4 quintali e mezzo in una banca che serviva agli orafi nel Vicentino. Però per le altre organizzazioni la legalizzazione sarebbe la ghigliottina. Mi chiedo come mai ancora non lo abbiano fatto. Beh, un narcotraffico però controllato, Non è che uno va a prendersi un chilo, deve tirar fuori i documenti, codice fiscale e tutto. E poi, se uno Stato acquista la cocaina o l'eroina da un altro Stato, con 50 euro può comprarne 2 chili, credo, perché non costa niente, E la può vendere anche a 100 euro, tanto per dire 200, senza porcherie dentro. E io vorrei sapere la stragrande maggioranza degli italiani
dove vado ad acquistarla? Se per pagare 200 euro per un grammo, 300, dipende dalla qualità, o 5 euro. Quindi le dice il prezzo di uno... Crolla il mercato. E quelli, le rapine non le sanno fare, non sanno fare neanche i furti. Per cui vorrei vederli che si ammazzano per una cassa di pomodoro. Però è ovvio che bisogna fare una cosa che è molto delicata. Però, visto che sono 50 anni che perversa in tutto il mondo, in tutta Italia soprattutto, perché l'Italia è uno dei principali paesi, perché non provano qua? Per cui, per un narcotrafficante, il nemico principale è la legalizzazione. Però. Io sono certo. Mi metto nei miei panni di una volta, eh. Quindi lei da narcotrafficante avrebbe combattuto la legalizzazione? Oh, guardi che hanno il terrore della legalizzazione, tutti, non solo io. Io negli anni mi sono sempre più persuaso che la legalizzazione delle droghe leggere porterebbe a un contrasto forte alle organizzazioni criminali e anche a un miglioramento della salute dei cittadini. Perché sottrarrebbe l'hashish tagliato male, sì, una marijuana carica di veleni. Ma lei sta ragionando sulla possibilità di legalizzare tutte le droghe, sia leggere che pesanti? No, io sto ragionando su come distruggere le mafie. A un prezzo che si pagherà ovviamente, ma anche nell'acqua mettono il cloro che fa male. Però il male è minore, sennò saremmo tutti con malattie virali. Lei ha corrotto diversi membri delle forze dell'ordine nella sua carriera criminale. Ha mai corrotto politici? No. Perché? Mai. Non erano né mio né di nostro interesse. Perché per noi andare oltre a quello che già era abbondante molto per noi, non volevamo mescolarci con gente che ai primi due schiaffi avrebbe parlato. Ah, non erano quindi affidabili i politici? No, ma quando mai? E come funzionava con la corruzione delle forze dell'ordine? Ci davano tutte le informazioni. Noi avevamo un maresciallo dei ROS che aveva in mano gli uomini per controllare la mafia del Brenta. E avevamo un poliziotto che anche lui aveva sotto i suoi 5-6 uomini, non lo so quanti. Quindi pagavate chi indagava su di voi? Sì. Per quanto riguarda poliziotti e carabinieri, c'erano questi due che praticamente venivano pagati 5 milioni al mese ciascuno, con cadenza bimestrale. E questi due funzionari riferivano notizie sulle indagini, essendo uno della squadra mobile di Venezia, che poi era il nucleo maggiormente operativo, e l'altro il ROS di Padova, che era l'omologo reparto dei carabinieri che hanno condotto le indagini più pressanti nei confronti della banda Maniero. Per cui da questi soggetti Maniero veniva a conoscenza di tutti i particolari, o di alcuni particolari, perché non è detto che potessero saperli tutti, però c'era questa corruzione per 5 milioni al mese ciascuno. E anche giudici pagavate? Sì, anche giudici. E le cifre quali erano? Che pagavamo? Per la loro corruzione, per il loro tradimento. Ma a ogni favore un giudice, uno dei giudici, gli davo 20 milioni di lire. Sin dove arrivava il suo potere di corruzione, di mediazione con le istituzioni? Fino ai servizi segreti, non politici. Quindi era vero che c'era un pezzo di Stato che la proteggeva? Sì. Perché questo avveniva? Perché io gli davo il tornaconto economico e di carriera. Con carriera significa più persone da arrestare, più per loro possibilità di crescere. Più operazioni importanti. Non c'era anche il fatto che, essendo l'unico criminale, diciamo, settentrionale, era in grado di dare delle informazioni su riciclaggio, imprenditoria, narcotraffico, che in quei territori erano ancora vergini sul piano delle indagini rispetto al sud? Ah beh, certo che se nascevo a Napoli avrei avuto una concorrenza devastante. Quindi a chi dice che le mafie sono un problema del sud,
Lei cosa risponderebbe? Sì, sono più un problema del sud, ma io do la colpa sempre allo Stato quando ci sono più mafie da una parte o dall'altra. Lo Stato lo ha abbandonato il sud, eh? È tutto un clientelismo, tutto un sovvenzionamento, al posto di farlo progredire col lavoro, con infrastrutture e cose varie, i politici hanno cercato il consenso e basta. In Veneto, a differenza del sud, negli anni in cui lei è diventato bandito, c'era lo Stato, c'era sì. Più Stato. Questo non ha impedito la creazione di una banda divenuta poi mafia? No, ma non affermo il contrario. No, quindi a volte anche quando c'è lo Stato, questo sì, non riesce a frenare. Ma uno solo. Ho capito, quindi non diventa un sistema, diventa... Giù è un sistema. Per la storia che ha avuto, naturalmente, non è che può dare lezioni morali a nessuno, però è molto utile la sua esperienza. Ha avuto due vite, una criminale e una non criminale. In quest'ottica, cosa ci vorrebbe per frenare la corruzione, soprattutto nel settore pubblico? Beh, guardi, trovo che la risposta sia molto semplice. Il professor Lucio Picci, probabilmente il massimo esperto di indicatori di corruzione, professore di politica economica all'Università di Bologna, ha calcolato che se riuscissimo a portare il nostro tasso di corruzione a livello della Germania, avremmo 585 miliardi di euro in più di reddito nazionale. Potremmo superare anche il reddito pro capite della Germania. Tra evasione fiscale e corruzione, l'Italia perde quasi 250 miliardi di euro l'anno, cash. Debellando queste due mostruosità, l'Italia sarebbe tra le nazioni più ricche del mondo. Dovrebbe essere l'obiettivo primario di qualsiasi governo nelle nostre condizioni. Non servirebbe nemmeno la legge sul reddito di cittadinanza. Tutti i giorni, dalla mattina alla sera, sentiamo parlare di clandestini, pensioni d'oro, tutte cose che non fanno crescere il paese. Quindi gli italiani vivrebbero più che dignitosamente e si potrebbero investire quei 250 miliardi di euro in sanità, scuola, lavoro, ambiente e altro. Quindi secondo lei l'urgenza e la corruzione? E siccome che la corruzione in Italia non è partita 30 anni fa con Tangentopoli, c'era già ai tempi dello scandalo dell'INGC, controllato dalla Democrazia Cristiana nel 1956, tutta la storia della Repubblica Italiana si fonda sulla corruzione. Perché non si è ancora fatto niente dopo 60 anni? È difficilissimo non pensare che gli sta bene così, eh? Quindi il terrorismo non... è stato sconfitto perché c'era una ferma volontà a farlo. E i terroristi uccidevano, volevano distruggere la democrazia, ma in Italia abbiamo oltre 600 morti bianche ogni anno.
Abbiamo 7.000 morti per infezione prese in ospedale, 90.000 morti premature per l'inquinamento atmosferico e non se ne parla mai. Pensi a quanti poveracci si potrebbero salvare recuperando i soldi di corruzione ed evasione. Questi corruttori rubano cifre colossali vigliaccamente seduti sulla loro poltrona, sulla pelle di milioni di italiani meno abbienti. E quindi, secondo lei, nella pratica, cosa servirebbe per contrastare la corruzione? Basterebbe per i grandi evasori, corruttori e corrotti un copia e incolla della legge antimafia, correggendola in qualche parte, perlomeno raddoppiare le pene, applicare multe salatissime perché devono rimanere in bolletta. E poi ci vorrebbe il mandato di cattura obbligatorio, come per i reati gravi, ed escluderli dai benefici carcerari. Vorrei vedere poi chi avrebbe il coraggio di evadere le tasse, corrompere o farsi corrompere. Oggi invece, dopo pochi giorni, la stragrande maggioranza finisce agli arresti domiciliari, in ospedale, in libertà provvisoria e poi addirittura tornano al loro posto. È ricchi da fare schifo. Mi dica lei che problemi hanno a compiere i reati. Inoltre servirebbe una legge per chi collabora, ma una legge sulla collaborazione per i corruttori non verrà mai emanata. E sa perché? Perché? Perché ci sarebbe un Antongentopoli ogni 6 mesi. È troppo pericolosa per chi è colluso con questi reati. Quindi dici, non si fa questa legge per paura di poter coinvolgere poi troppa società civile, troppa imprenditoria, troppa politica? E certo. E la corruzione lei l'ha percepita di più nella sua vita criminale o nella sua vita legale? Quindi ne ha approfittato da criminale o l'ha incontrata di più quando ha iniziato la seconda parte della sua vita? Ah, da criminale non me ne fregava niente, adesso la percepisco forte. Quindi adesso che sono un piccolo imprenditore, ecco. Perché a differenza dei mafiosi tradizionali non avete mai fatto impresa con i vostri soldi? Cioè, mai edilizia, mai rifiuti, mai supermarket? Perché il contesto del nord Italia, la cultura dei cittadini veneti, lombardi, non accetterebbe mai una cosa del genere. Sa chi accetterebbe una società con Maniero Felice? Uno che sta fallendo. Ma se dovessimo investire alla pari, nessuno viene in società con me. E oggi, per esempio, Camorra, 'Ndrangheta investono moltissimo in Veneto, in Lombardia, in Piemonte. Ma loro investono con i loro parenti, con i loro amici forti. Io non ho amici forti in Bassa Italia, se no l'avrei fatto. Ah sì? Sì, sì. Tra le attività criminali della Mala del Brenta c'era anche il furto di opere d'arte. Sì. All'alba del 23 febbraio del 79, alcuni uomini entrano nella Basilica di San Marco a Venezia. Sì. Rubano una collana di diamanti e altre pietre preziose dal quadro di una Madonna. Nicopeia. Esattamente. Valore stimato all'epoca 1 miliardo di lire. Qualche settimana dopo, però, i gioielli vengono fatti ritrovare. Perché avete deciso di rubare? Perché io avevo una pesante sorveglianza speciale, che doveva essere a casa alle 7 e venivo controllato 3 volte al giorno. Non ce la facevo più. E allora ho fatto fare il furto e poi ho contrattato. Quindi era una forma di riscatto, di sequestro con riscatto. Lo Stato nega, ma in realtà c'è stato un meccanismo di questo tipo. Sì, mi hanno tolto la sorveglianza speciale e recuperato i gioielli. Quindi il furto delle opere d'arte in genere viene usato, sì, sì, come forma di riscatto? Ecco, la corona della Madonna di Nicopeia, la corona del Santo, sono piene di gioielli, sono d'oro. Ma opere d'arte come quadri, è matematico che qualcuno chiederà riscatto. E con chi avveniva la trattativa? I servizi? Ah, le polizie? A me a casa me ne arrivavano 3 o 4 ogni giorno di potentati. Cioè uomini dello Stato, di sì. Forze dell'ordine, servizi? Sì, sì. Ed è con loro che avveniva la trattativa?
Sì, poi quando percepivo quella che mi sembrava più opportuna e la persona mi sembrava più affidabile, iniziavo i primi passi. Che rapporto ha lei con le opere d'arte, personale? Ah, io perché le hanno sequestrato un De Chirico? Un Renoir. Un Renoir, anche un Renoir aveva comprato. Sì. Era una questione di business di riciclaggio o una passione? No, passione. E dove l'ha comprato il Solo Renoir? Passione. Il Renoir l'ho comprato da un mercante svizzero, ma anche all'asta ne ho comprati diversi da Christie. Io, guardi, è una delle poche passioni che ho, perché ho fatto la terza media, però d'arte ho letto più di tutta la scuola che ho fatto in vita mia sull'arte. Gliele hanno sequestrati tutte le opere d'arte? Non tutte. Ah, non tutte. Quindi riesce ancora a godersi delle opere d'arte? Sì. Alcuni colpi della mala venivano definiti da film come scritti da una sceneggiatura. Rispecchiavano in qualche modo l'immaginario cinematografico. Uno di questi è il colpo all'Hotel de Ben. Ah, sì. Un hotel di lusso all'epoca a Lido, sì, Venezia. Sì. L'hotel del famoso film Morta a Venezia. Ah, sì. Come andò? Benissimo. Tecnicamente come andò? Niente, facilissimo anche perché siamo andati lì alle 2 di notte, più o meno, e non c'erano neanche clienti. Abbiamo preso 2 o 3 fattorini o quelli che danno le chiavi, non so come si chiamano, e gli abbiamo fatto aprire la cassaforte che aveva le cassette di sicurezza. Le abbiamo svuotate tutte e ce ne siamo andati in barca. 500-600 milioni abbiamo preso. Sì, magari potevano esserci dei pezzi preziosi con valore enorme, ma commercialmente noi dovevamo toglierli dalle montature, per cui perdevano tutto loro. Può essere che il dato sia molto più alto, ecco. Il dato nominale da quello poi reale. Sì, sì. E in queste operazioni c'era sempre una talpa, qualcuno a cui appoggiarsi o anche... No, in questa no, perché non serviva dirci che ci sono clienti facoltosi in quell'hotel lì. In tutto questo, mentre le attività sue crescono a dismisura, lei non fa come i capi storici di 'Ndrangheta o i casalesi che si nasconde, anzi tutt'altro. Acquista una villa al centro di Campolongo Maggiore e la piscina di casa sua è aperta a tutti i bambini del paese. Sì. E che rapporto c'era tra lei e i suoi compaesani? Buonissimo. Ma io quando avevo 20 anni che facevo i furti, c'era un quartiere proprio chiamato Corea, perché a quei tempi Corea voleva dire fame, Corea del Nord, del Sud, erano ancora in guerra quasi. E portavamo i camion di alimentari che se li venivano di notte, se li svuotavano, e poi portavamo via il camion. Questa generosità era per avere consenso, silenzio? Ma guardi, erano proprio alla fame, per cui portargli qualcosa, anche perché li conoscevamo, ecco. Poi se veniva l'omertà verso di noi, tanto meglio. Quindi loro sapevano delle sue attività? I ragazzi del posto, le famiglie del posto. Ma tutto il paese sapeva, tutti tappato, tutti. E quindi non ha mai sentito di doversi difendere dalla gente? No, mai. L'omertà è stata assoluta. Devo dire che più di qualche volta qualche pubblico amministratore si è adombrato di questa affermazione secondo la quale Campolongo Maggiore non era seconda neppure alla mafia siciliana per quanto riguarda l'omertà. Io posso dire, avendo trattato tantissime indagini, soprattutto di droga, che quando si arrivava nelle indagini alla zona di Campolongo Maggiore c'era il muro di gomma. Per cui se lei interpellava i cittadini si offendevano e dicevano che Maniero era un gentiluomo che prestava la sua piscina ai bambini poveri e roba di questo genere. Ma perché Maniero, al di là dell'aspetto delinquenziale, era un po' guascone, era simpaticone, se c'era qualcuno che aveva bisogno
gli regalava le 100.000 lire dell'epoca e quindi sostanzialmente era visto come, non dico benefattore, ma come un soggetto buono. Anche perché poi a Campolongo Maggiore fatti criminosi non ne succedevano. Non è che si sentisse la mala del Brenta come se si parlasse in Sicilia della mafia siciliana, a Napoli della Camorra, in Calabria dell'Andrangheta. Si sapeva di questa associazione, sembrava più quasi un alone di leggenda che la circondava, perché sostanzialmente poi tutta la capacità criminale si è avuta la certezza che derivasse da questa associazione con il pentimento di Maniero. Quindi è stato allora forse che finalmente nel Veneto si è compresa dell'esistenza di questo tipo di associazione e della pericolosità. Quante persone ha ammazzato nella sua carriera criminale? Guardi, io sono stato condannato di 7 persone. La prima persona ammazzata? La prima persona ammazzata è stato l'Andrioli. E cosa aveva fatto Ottavio Andrioli, suo importante collaboratore, per essere punito con l'omicidio? Lui, a noi del Brenta niente, però voleva uccidere 2 dei mestrini, voleva ucciderli. E noi lo abbiamo anticipato. C'era quella sera, quando ci fu l'esecuzione di Andrioli? Io sì, c'ero. E come andò? Maritain ci ha detto dov'era, perché non è che noi andavamo a spasso con l'obiettivo da uccidere, Dovevamo dare la caccia, per cui era sempre un po' più lunga. Dato per principio che in casa non devi fare queste cose. A casa fisicamente? A casa dove ci sono moglie e figli. Sì. Dovevi cercarli perché mica sapevi quando, dove erano sti qua. Sì. Eravamo in 4 e niente, abbiamo dato un calcio alla porta, era un festino di cocaina, erano in 7-8 qua, là. Abbiamo visto Andrioli e gli abbiamo sparato sia io che Radetic. È cambiato qualcosa in lei quando ha fatto l'esecuzione? O in fondo non ha pesato questo gesto? Non mi ha fatto niente, perché erano le nostre regole queste. Dopo un omicidio non è mai successo che ha avuto un tormento? No. No, perché in uno ho vendicato un mio caro amico che mi sono sentito colpevole della sua uccisione. Forse Andrioli, forse perché non mi aveva toccato a me, però voleva ammazzare i miei compagni, per cui non è che ci sono morto, ecco. Bertin Zeno non ho sentito niente, perché anche lui voleva prendere il mio posto, si immagini. Il 12 maggio 84 viene arrestato mentre in un ristorante di Modena insieme ad altri del gruppo. Finisce nel carcere di Fossombrone. Sì. È un carcere di massima sicurezza. Sì. In quegli anni erano detenuti molti terroristi. Che rapporto c'era tra lei e loro? Beh, io preferivo molto i terroristi che i mafiosi, perché era anche carino parlarci, era molto più istruttivo. Non parlavo delle solite cose che facevo da 20 anni. Perché con i detenuti mafiosi o comuni di cosa si parla? Ah, solo di banditi. A me che me ne fregava parlare. Invece con i terroristi? Beh, ero incuriosito da loro, perché cavolo, dicevo, questi qua si sono presi 5 ergastoli, 7, 8, 9, per un ideale, e io spaccio droga per lucro. Era una bella differenza, Li ammiravo. Nonostante ammazzassero. Ma anch'io ammazzavo, per cui... Da sua madre, mentre è in carcere, riceve una notizia drammatica. Cioè, la sua fidanzata di allora, Barbara, muore in un incidente stradale. Sì. Lei ha sempre avuto la fama di Don Giovanni, ma di questa ragazza, tra l'altro molto diversa da lei, figlia di un ammiraglio, studiosa, si era davvero innamorato. Come le arrivò la notizia? Per telegramma. Sua madre le scrisse? Un telegramma e poi venne al colloquio, perché non è che poteva venire al colloquio quando voleva. Un freddo telegramma. E come reagì a questa notizia? Cioè, come andò quel momento drammatico? Niente, soffri molto e basta. Non pensò di cambiare, di interrompere? No.
L'attività della mala va avanti nonostante lei in carcere. Sempre. E come faceva a gestire l'organizzazione dall'esterno? Perché c'è chi dice che sua madre le facesse da messaggera e l'aiutasse in qualche modo a gestire i soldi. Guardi, mia madre, ma non lo dico perché è mia madre, perché se no l'avrei detto anche nei verbali, è sempre stata contraria a quello che facevo, sempre, sempre, neanche voluto mai saperne. E non ha neanche mai voluto un anellino, che gli andavo là delle volte con una scatola di brillanti, di anelli con brillanti, grandi, piccoli e tutto, non ha mai voluto niente. Via, 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 che io non ne voglio sapere. Mia madre mi ha aiutato nel riciclaggio, nel mettermi via al sicuro i soldi che avevo quando mi hanno arrestato. In che modo l'aiutavo sul riciclaggio? Ah, li ha portati da mio cognato, li ha dati ad altre persone, sempre su mia indicazione. I soldi, prima di essere consegnati a sua madre, dove si trovavano? Allora, noi avevamo 4-5 covi dove tenevamo soldi, stupefacenti, armi, un po' di tutto, ecco. In modo che se cadeva uno ce n'erano altri 3-4 per continuare, ecco. Io davo ordine a Materazzo Giuliano, che era lui responsabile dei covi, e gli dicevo: porta 1 miliardo, 2 miliardi, anche più a casa mia. E poi mia madre li consegnava a chi... E questi soldi dove li mettevate? C'era un modo di investirli? Guardi, io sono sempre stato negativo a investire in Italia, perché qualsiasi cosa avevo me la sequestravano, per cui... Io ne ho messi in Austria, in Svizzera, moltissimi. Ma in banca? Sì, sì, ma allora potevi andare anche con 2 valigie piene di contanti, Eri un benvenuto. Parlo di Svizzera e Austria. Sì. E quindi o su conti bancari e anche proprietà? No, io soprattutto li facevo investire in fondi monetari, in obbligazioni o fondi monetari. Io dovevo pagare il 2% sia quando li portavo di là, e sia se avessi voluto ritirarli. Il 2% a chi veniva dato? Alla banca. E la banca si prendeva la responsabilità, perché assicurava questi movimenti, e venivano a prenderseli in Italia. Ah, erano loro che li trasportavano? Sì, sì. Facevano, sì, gli spalloni loro, sì, stessi? Sì, sì, sì. Per cui io con il 2% mi sentivo, per me era perfetto, non rischiavo niente. Se venivano rapinati in giro, me li davano, e anche in Italia ne investivo tramite broker, Il suo cognato dava i soldi per riciclare? Sì, mio cognato dava i soldi, io li facevo dare a lui. E lui li dava al broker. Ma okay. Anche è andato 2 o 3 volte in Svizzera a conoscere i direttori delle banche. Mi faceva sapere tutto, ovviamente, anche se non ci capivo un granché. Quindi era suo cognato il mediatore tra il sistema bancario? Sì, ma poi ho conosciuto anche il broker. In molti pensano che il suo tesoro non sia mai venuto alla luce del tutto. Hanno ragione, perché c'è un procedimento in corso sul riciclaggio di proventi illeciti. E come mai solo ora, a distanza di 20 anni, saltano fuori questi soldi? Ci sono delle indagini in corso, non posso rispondere. Io ho sempre sostenuto che Maniero non ha detto tutto su quello che è il suo tesoro. C'era, per esempio, un collaboratore che sosteneva che quantomeno Maniero, dai traffici di droga, dalle rapine e da tutto quel che ne conseguiva, avesse incassato qualcosa come 100 miliardi di lire degli anni 80-90. Io, per quelli che possono essere stati i calcoli, ho sempre pensato che fossero anche di più. Però ovviamente, non sapendo quanto traffico di droga in concreto, con precisione, sia stato commesso e quante rapine nella loro totalità sono state commesse, un calcolo preciso non si può fare. Però noi abbiamo sequestrato all'epoca 5-6 miliardi di lire tra una cosa e l'altra, e mi è sembrato molto riduttivo. Maniero non aveva nessun obbligo di dichiarare dove stava il suo patrimonio, perché la modifica legislativa interviene anni dopo, intorno agli anni 2000. Per cui quella di dichiarare tutto entro 180 giorni dal momento del pentimento e di non tralasciare nulla di tutto quello che sai. Io sono convinto che Maniero ha mantenuto il silenzio su questo fatto perché sostanzialmente ha ritenuto di tutelarsi.
quel carcere rimase meno del previsto, perché nell'87 evase, sì, insieme al brigatista Giuseppe Di Cecco. Come progettò e realizzò la fuga? Ah, è stata lunga davvero quella volta lì. Leggendo che le vecchie strutture avevano dei sistemi fognari enormi, e abbiamo detto proviamo a vedere se c'è la possibilità di... Abbiamo provato finché ci siamo riusciti. Come provavate? Allora, da fuori c'era mio cugino e un amico di Beppino che venivano su alla sera e poi al mattino andavano fuori. E suo cugino dove aveva scavato? Lui è partito dall'inizio, da dove usciva la fogna del carcere, è entrato, ha trovato 3 o 4 barriere in cemento armato, ma le ha circunnavigate, per cui non sono servite a niente. E poi col tempo ci siamo ricombaciati, trovati. Suo cugino dove è sbucato poi fuori? Nel posto che avevamo. E che posto era? Un muro dove io passavo per andare a colloquio. E il giorno prima che siamo evasi ho visto il pacchetto sigarette che ci eravamo accordati. Ah, quello era il segnale? Sì. Allora doveva portare un pacchetto di Gauloise. Invece ha messo un pacchetto di Marlboro perché non le aveva trovate, per cui cacchio. Però al colloquio c'era sua sorella e mi ha detto tutto ok. E l'aveva messo lui uscendo dal buco? Sì, aveva tolto un mattone, messo il pacchetto e rimesso il mattone perché erano faccia a vista. Il convento era molto vecchio, per cui c'erano parti senza malta, senza niente, proprio mattoni e faccia a vista. Ecco. Mentre suo cugino operava per scavare, voi dove attendevate? Noi, il nostro compito era trovargli il posto per uscire e della sala giochi c'era un bagnetto con una finestrella ed era l'unico posto dove non battevano le sbarre. E io e lui andavamo dentro sto gabinettino piccolo, mezz'ora a testa per segare le sbarre. L'ultimo che entrava, chi toccava entrare, doveva mettere il pongo e dare il colore grigio che avevano le sbarre di tutta Fossombrone, di tutto il carcere. Si segava un pezzo alla volta? Sì, erano 4 sbarre. Quanto tempo è stato utilizzato? Un bel po' prima di... perché avevamo... non è che avevamo saghetti professionali, erano quelli piccolini. E come entravano i saghetti in carcere? Ah, dentro una scarpa, sulla suola. C'erano i metal detector, però probabilmente non li usavano, oppure molte scarpe hanno anche un pezzo di metallo internamente, per cui... Quindi poi dovete attendere nella sala giochi? Per scappare? Per scappare. C'era tutto il gotha della mafia lì con me. Gli ho detto, ragazzi, se volete uscire c'è il buco già aperto, ci sono 2 macchine. A tutti gli uomini di Cosa Nostra? Sì, però lo hanno saputo il giorno che sono scappato, perché non mi fidavo, perché loro sono sempre in comunella col direttore, col maresciallo del carcere, ci parlano, magari sono dello stesso paese, per cui non ci fidavamo, è per quello che ho scelto un brigatista per uscire con me. Lo hanno saputo solo all'ultimo istante. E perché nessuno vuole uscire? Perché non hanno avuto coraggio. Erano un po' vigliacchi quasi tutti, perché prima di uscire loro erano tutti attorno alla tavola del gioco nostro, dello sto famoso scopone scientifico. Alle 5 meno 5, prima di uscire, gli ho detto, ragazzi, adesso io esco, faccio da apripista, poi esce Peppino, che era il brigatista che è evaso con me. Se vedete che Peppino esce, potete uscire anche voi che siamo lì, che vi aspettiamo e abbiamo 2 macchine, chi vuole. Se siete in troppi, andrete a piedi, vi arrangerete, ruberete una macchina. Bon, io e Peppino abbiamo fatto così. Abbiamo aspettato anche 5-10 minuti, non so, perché poi lì il tempo non lo conteggi. Nessuno è uscito e si è affacciato neanche. E non solo mafia, c'era di tutto, c'era 'ndrangheta, c'erano criminati comuni incalliti perché se erano su un carcere di massima sicurezza. Sì. E nessuno che si è buttato fuori da quel finestrino. Non c'era stata complicità della polizia? No, lì no. Le mancava un solo anno e sarebbe uscito. Perché scappare? Ah, beh, perché... è come prendere, non so,
non il super enalotto, ma non lo so, andare in paradiso se c'è. Cioè anche un anno le pesava? No, no, che mi pesava, perché è troppo bello scappare. Ah, per il piacere di scappare. Anche solo parlare di un progetto di evasione non senti il peso del carcere. Quindi ancora una sfida, adrenalina, più che logica. Guardi, scappare è una cosa che chi non l'ha provata non la può capire. Lei scappa di prigione e al posto di darsi alla latitanza, torna a Campolongo e organizza subito un colpo al caveau di un istituto di vigilanza di Mestre. Sì. Quella fu un'operazione molto violenta. Sì. Come andò? Andò che eravamo travestiti da finanzieri, c'era Boato, un mestrino, ecco, che doveva tenere il direttore di questa azienda di trasporto portavalori. Stavamo parlando fuori per come organizzare. Tutto a un tratto sentiamo pam, 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 4-5 colpi. Corriamo tutti là, vediamo Boato, tutto sanguinante, che si teneva la pancia. Il direttore, che sembrava morto, proprio morto, steso in una pozza di sangue. E niente, per cui la rapina a questo punto è andata a fugo. C'era la moglie lì e abbiamo chiamato la Croce Rossa e siamo scappati. Tra l'altro, questa rapina avviene con un sequestro di un'intera famiglia. Bambina piccola, madre incinta, lasciate il padre ferito grave a terra. Per lei quella fu una rapina come un'altra? O in realtà ne pesa più di altre? Sì, non sapevo neanche io che era incinta la moglie, però. No, ma noi non siamo partiti con l'intenzione di non far male a nessuno. È capitata questa, è capitata una roba che ci siamo sentiti tutti male, anche per loro. C'è un dettaglio che mi ha molto colpito, cioè che le ferite di Boato poi vengono allargate per impedire il riconoscimento. La ferita e colpo, eventuale, cioè come viene? Ed è stato fatto poi. Lui aveva 5 buchi qua. Lo davamo morto. Io gli ho detto, ti porto all'ospedale e poi ti libero. Ti do la mia parola che ti porto in ospedale perché muori. Non mi interessa, non voglio andare in ospedale, non ha voluto a tutti i costi andare in ospedale. E allora lo abbiamo portato in una casa. Sono andato a prendere un dottore e ha detto, ma questo dovete portarlo in ospedale? Niente, niente da fare, gli ha dato gli antibiotici, ci ha dato la cura da fargli e si è ripreso. Però le pallottole andavano tolte per forza, altrimenti avrebbe fatto. Gliel'ha tolta il medico? No, lo abbiamo portato in Venezuela. Ferito? Eh? Ferito? Ferito, sì. E in Venezuela sono state tolte le pallottole? In Venezuela, in un ospedale militare dove il comandante era amico di un nostro amico che vive là. Quindi sopravvissuto a un volo transoceanico? Non lo so nemmeno io come abbia fatto. E le ferite sono state aperte per evitare che quando rientrasse? Allora, le ferite, che erano cicatrici d'arma da fuoco, sono state tagliate e ricucite in modo che non si vedesse il foro. Cioè. Il foro. Fase di verifica, avrebbero capito che erano 4-5 colpi d'arma da fuoco. Invece così poteva averle fatte anche lui. Tra gli omicidi commessi dal suo gruppo, però, c'è anche quello di una ragazza innocente, Cristina Pavesi, studentessa di 22 anni. Lei rimase uccisa nell'assalto al vagone postale di Vigonze il 13 dicembre 1990. Ci racconta cosa successe? Fausto Donà aveva ricevuto un'informazione che su quel vagone c'erano 7 miliardi di lire, per cui abbiamo deciso di effettuare la rapina, perché non la ritenevamo neanche molto difficile e senza far del male a nessuno. Io e Patarello siamo saliti sul treno che dovevamo fermare vicino a Vigonza, un paese padovano. Tiriamo il freno d'emergenza, scendiamo e ci uniamo agli altri. Sapevamo che dentro il vagone c'erano dei poliziotti, per cui io prendo un megafono e gli dico uscite perché abbiamo l'esplosivo
e lo attaccheremo davanti alla porta, per cui è meglio che ve ne uscite, se no rimanete secchi. E vediamo che questi due scendono e se ne scappano per la campagna. Poi io stesso ho messo un legno con applicato il tritolo, tutto spalmato. La miccia era bella lunga, l'ho accesa, me ne vado. Nel frattempo arriva un altro treno e si ferma a fianco di quello fermo. Parte la miccia, scoppia, apre il foro per entrare. Prendiamo i soldi, quelli che c'erano, che erano molto meno dei 7 miliardi, e ce ne andiamo. Poi alla sera vediamo morta sul treno la ragazza. Quando c'era stata l'esplosione non avevate visto che... Ma no, ma noi pensavamo che... Sì, l'esplosivo non era mica un esplosivo al plastico, che allora è... Quando avete visto che era subentrato questo nuovo treno, non potevate interrompere la miccia, tagliarla? Chi ci andava vicino ormai? Perché io me ne ero andato che non c'era il treno, non c'era niente, quando l'ho ammessa. E ci siamo allontanati abbastanza. E vado al bar, saranno state le 8 di sera, e dal telegiornale lo apprendo. Ci siamo guardati sorpresi, perché non immaginavamo nemmeno una cosa del genere. Poi sono venuti i carabinieri, non ci siamo neanche più guardati, ognuno se n'è andato per i fatti suoi. La zia di Cristina recentemente ha incontrato Paolo Pattarello, uno degli uomini che partecipò all'assalto e che dopo essere uscito dal carcere ha voluto chiedere perdono alla famiglia della vittima. Lei ha mai chiesto perdono alla famiglia di Cristina? Ah, ma gliele chiedo adesso qui in diretta le scuse alla zia di Cristina. Non so se le accetterà. Comunque io gliele chiedo umilmente. Ma io ho chiesto anche il risarcimento alla famiglia di Cristina all'inizio. Cioè di darle un risarcimento? Sì, però non ho ottenuto risposte. In effetti questa rapina non doveva essere una rapina cruenta nel senso di come poi, di quel che è successo. Certo, si poteva prevedere che facendo scoppiare dell'esplosivo si poteva verificare un evento non voluto, però sostanzialmente l'intenzione non era assolutamente quella e la sfortuna ha voluto che perdesse la vita questa ragazza. Sostanzialmente grossi atti di violenza non ci risultano effettivamente commessi. Diciamo che gli atti di violenza non sono mai stati finalizzati a se stessi, ma sono sempre stati originati o da qualche sgarbo o da qualche contrasto all'interno della banda. All'inizio degli anni 90 accade una faida interna alla Mala per il controllo del territorio e del traffico di droga. E qui viene ucciso un vostro affiliato, Giancarlo Millo, detto Marziano. Sì. E poi voi uccidete i vostri rivali, i fratelli Rizzi. Sì. Come andò? Il Marziano 10 giorni prima era venuto da me, davvero intimorito, perché i Rizzi lo minacciavano, se non te ne vai da Venezia ti ammazziamo. Viene, mi dice, io gli dico, ma se stai scherzando, ma i Rizzi vengono a dirmelo, se te devo mandare via, ma non esiste, sarebbe la loro condanna a morte. E lui mi fa, no, ma guarda che fanno sul serio, ma dai, vai tranquillo, sia io che i Mestrini gli abbiamo detto, vai tranquillo. E dopo 8 giorni lo ammazzano nel bar pizzeria, cavolo. Un uomo alto 2 metri. Lì a me come mi sentivo anche addirittura colpevole. E ci siamo riuniti per un paio di mesi ogni sera. Finché un mio amico di Sant'Angelo mi viene a dire, ma lo sai che mi hanno chiamato i Rizzi e domenica vengono a mangiare a casa mia. Ah, Madonna. E come va? Come stanno? Gli chiedo io, perché non mi ero aperto ancora con lui. Lui, bene, bene, mi hanno detto di salutarti, di invitarti, ma ho detto lui avrà molte cose da fare, dice l'altro. Non so se potrà venire. Madonna, se vengo, certo vengo, sono miei amici. A lui non gli avevo neanche, non gli ho mai detto niente, solo al momento cruciale gliel'ho detto. Che c'era qualcosa di che dovevo fare, ma non ha capito cosa. E come mai tanti mesi per trovarli? Cioè, se loro non temevano lei, quindi non si nascondevano le Rizzi. Guardi, Venezia
non è come una città. Cioè? Beh, Venezia intanto non vai in macchina, devi camminare, è pieno di trabocchetti per me che sono dalla terraferma. E io ho mandato i veneziani a cercarli e non li hanno mai trovati né in un bar né in un... Ma si nascondevano? No. Non credo, se no non sarebbero mai venuti a pranzo. E come andò il pranzo? Ah, benissimo, perché io gli ho anche proposto una rapina bella, inventata. E... oh, magari... sì. Allora veniamo tutti e due noi. E hanno portato l'altro che era a pranzo con noi. Padovan. E così andiamo avanti sull'organizzare questa rapina finta. Gli dico, trattate tutto con lui che quando è ora partiamo tutti assieme. Che si chiamava Zampieri Vincenzo, era un mio caro amico, sempre di Campolongo. Il giorno prima addirittura ci danno tutte le armi, giubbotti antiproiettili e tutto da portare in modo che loro venivano giù puliti e mettevano la macchina in un paese lì vicino. Il giorno dopo noi ci appostiamo in 20 persone dove dovevamo portarli. E loro arrivano, li tiriamo fuori dalla macchina, uno dei rizzi comincia a urlare a... e Pattarello gli ha sparato. Dopo gli altri in fondo so che hanno... volevano strozzarlo, non so neanche io, perché io ero... guardavo l'altro perché mi sembrava troppo in disparte. E vabbè, poi gli sparano e subito quello fa uno scatto, va su per l'argine. E io qua avevo l'M16 e gli ho sparato e l'ho ucciso. Dopo la collaborazione, i corpi li ha fatti ritrovare lei? Sono andato lì con i giudici e forze dell'ordine. Li ho portati nel posto preciso. Però siccome gli argini sono fatti a scala, al secondo scalino, avevo detto, sono stati seppelliti qui, scavati che sono qua sotto. Poi il dirigente della Criminal Pol, perché allora c'era ancora la Criminal Pol, viene a Milano e mi dice, guarda che qua no, non ci sono. Io ero, ma avrei scommesso la mano che non avevo sbagliato. Invece avevo sbagliato. E gli ho detto, vada a chiedere a Vincenzo, che stava anche lui collaborando. Vado a chiedere lui, perché c'era anche lui, per cui può darsi che sappia meglio di me. E lui è andato diretto sul posto e li hanno trovati in 10 minuti. Lei non ha mai pensato che avrebbe potuto essere ammazzato? Sì. Conviveva con questa certezza, sì. Idea, ipotesi? Certezza no, però possibilità. In precisi momenti ho avuto paura. Per esempio sono uscito dal carcere, avevano ucciso un mio amico, ho comprato una macchina blindata, ho fatto mettere tutti i vetri antiproiettili a casa, perché se non so chi è stato, perché, per cosa, sono un obiettivo quasi certo, ecco. Aveva anche una scorta armata quando si muoveva? Delle volte, a seconda degli appuntamenti che avevo. Nel 93 la Criminal Pol è sulle sue tracce. Le vengono sequestrati miliardi, le viene sequestrata la villa di Campolongo e alla fine riescono a scovare anche lei, tra l'altro a Capri. Mentre la polizia di tutta Italia la stava cercando, lei andava in giro in yacht. Come andò? È da ridere la cattura, perché uno dei miei uomini era in vacanza in Puglia, nel Gargano. Due della Criminal Pol, una donna e un ragazzo, si sono piazzati sul loro ombrellone. Si sono infiltrati la polizia come bagnanti per fare amicizia. Esatto, hanno fatto amicizia. E allora questo gran amicone gli ha detto, mio amico si è comprato una barca a 20 metri. Ma lui non ha neanche fatto nomi, non ha neanche detto niente, però una barca da 20 metri non è che la vendi ogni giorno, no. Hanno fatto un'indagine, hanno visto, una è stata venduta a Roma, hanno visto che era la pista giusta era a Roma, sono andati dal titolare del cantiere. Avevo ancora la plastica sui sedili, era nuova di Pallino, non l'avevo mai usata. E la barca come era stata chiamata? Lucy. Come sua madre? Eh. E questo fu un elemento che fece capire ancora più facilmente? Ma più di così. Una barca pagata 1,8 miliardi in contanti. Tutti in contanti? Non è che lo fanno. E quindi poi come andò? Riuscì a prendere la barca però? Sì,
dal cantiere sono andato a Capri. C'era mio figlio e c'era la mia compagna e amici, altre due coppie. Vabbè, dico, passo il Ferragosto e poi me ne vado in Croazia. E in quei tre giorni lì mi hanno preso. Mentre scendevo dalla barca, la Criminal Pol mi ha arrestato. Erano tutti là. A questo punto finisce di nuovo in carcere, a Padova e al 41 bis. Ma pochi giorni prima che il processo Rialto contro la Mara del Brenta si chiuda, lei evade di nuovo. Sì. Come fece a scappare? All'inizio volevo scappare con un elicottero, che mi venissero a prendere con un elicottero, era già organizzato tutto. Poi sono riuscito a corrompere due guardie del carcere. E allora ho detto, cavolo, qua forse è più probabile uscire con l'aiuto di questi due. E lui mi ha detto, guarda che sono io responsabile molte notti, comando solo io, Allora mi porti a casa te, gli faccio. Scherzando, ma era una domanda seria. Sì, mi fa. Io gli dico, ma allora se io ti faccio venire una macchina con le divise di carabinieri e tutto, tu riesci a farli entrare senza problemi nella gabina d'entrata? Loro hanno una gabina blindata di entrata prima. Ma certo, perché io apro la porta per entrare in gabina. Ah, allora mi raccomando, non ti preoccupare, basta che non mi ammazzate. Cosa vuoi che ti ammazziamo, cavolo? Va bene, allora organizzo io una cosa fatta bene. Ho organizzato il tutto, sono arrivate due macchine dei carabinieri e abbiamo preso il carcere in mano. Abbiamo legato 20 guardie, potevamo liberare tutto il carcere e ce ne siamo andati tranquilli. Quanto vi costò questa evasione? Quanto le costò questa evasione? A me mi costò 500 milioni perché dovevamo dividere per i sei che sono scappati. E io li ho dati, gli altri non li hanno dati. E invece con l'elicottero come sarebbe dovuto andare? Ah, niente, avevano già fatto le prove, cioè, il giro avevano anche girato. Niente, un semplice giro turistico. E poi al momento giusto tirava. Io ero nel campo del calcio, per cui poteva atterrare benissimo. E perché non è stato più fatto? Perché mi è sembrato più facile quella. E prima ancora ne avevo tentata un'altra, mi volevo scambiare con l'avvocato. Cioè? Ma pochi giorni prima. Allora, sempre con questo capoposto gli faccio, ma scusa, io quando vado al colloquio con l'avvocato, io mi camuffo, lasciamo l'avvocato, gli prendiamo i documenti e io esco al posto suo. Madonna, sì. E l'avvocato si rifiutò? No, l'avvocato lo avevo messo in angolo io. Stava dicendo, Felice, cosa stai facendo? Zitto! Cosa stai facendo? Non ti preoccupare tu. Tu, qualsiasi cosa, dai la colpa a me. E si è calmato. E stavo aspettando l'agente di custodia che doveva venirmi a prendere, no? Io mi ero messo il gel proprio. Avevo una giacca, mi sarei messo la giacca con la cravatta. Non è stato fatto perché hanno messo in un cancello una guardia che era sempre nella massima sicurezza. Per cui mi ha detto, quel cancello là non lo passi perché ti conosce troppo bene. Io ho tentato anche da Vicenza di scappare, non so, che hanno arrestato due guardie, sempre in quel periodo. I guai più grossi della mia vita sono state tentate fughe e fughe. Il 41 bis le è pesato nel corso della sua vita, particolarmente, il carcere duro? Guardi, stare in carcere al 41 bis o non 41 bis cambia poco. L'essere umano non è nato, non sta bene in carcere, neanche se gli mandi tre modelle al giorno. Cinque mesi dopo la Criminal Pol la rintraccia grazie a un cellulare e l'arresta a Torino, tra l'altro mentre sta facendo shopping in centro. Al momento dell'arresto il boss aveva documenti falsi, non era armato e non ha tentato di resistere all'arresto né di fuggire. Ha solo chiesto a chi gli metteva le manette come avete fatto a scoprirmi un'altra volta. Come mai non era andato via all'estero? Era appena tornato dalla vacanza di cinque mesi. E perché tornare in un momento così a rischio? A rischio è sempre a rischio. O decidi di non farlo mai più, tagli i ponti con tutti. Cioè, non rientri più. Non rientri più e chiudi la questione, anche malavitosa, se no non sei mai al sicuro, ecco.
sei giorni dopo l'arresto di Torino decide di collaborare. Sì, sì, ma io volevo già collaborare sei mesi prima, senza evadere. E come andò la collaborazione? L'idea, il giorno in cui avvenne? Una parte è perché m'ero preso un forte esaurimento nervoso, per cui ero debole psicologicamente. Una parte perché ero stanco. Ormai ti stanca anche qualsiasi roba bella. Vai, 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 dopo anni non sei più interessato a quella vita che con 30 anni che fai. E niente, volevo smetterla. Non c'è stata nella scelta di collaborare anche il tentativo di difendersi magari dai suoi uomini che volevano eliminarla per prendere il posto? No, assolutamente no. No. No, però sono venuti a liberarmi dopo, pensa se volevano farmi del male. Il programma di protezione però dopo un po' l'è stato tolto, revocato. Perché? Perché mi hanno trovato con una Porsche a Rimini con delle ragazze a bordo. Ma comunque io non ero interessato al programma di protezione perché avevo intenzione di non delinquere più, per cui ero tranquillo anche quando me l'hanno tolto. Perché invece di collaborare non ha pensato, in coerenza con la logica criminale, di sparire senza collaborare per sempre in Sud America, nell'Est? Non l'ho neanche presa in considerazione questa cosa. Adesso che lei me lo dice, avrebbe potuto essere una scelta, veramente. Quando Maniero viene arrestato dopo la fuga del 94 a Torino, io ho immaginato subito, conoscendolo bene, che lui si sarebbe pentito, proprio per quella intelligenza che caratterizza Maniero, perché per il sistema nostro Maniero, se non collaborava ai 33 anni della prima sentenza, avrebbe aggiunto quelli della rapina, sequestro di persone, evasione, cioè sarebbero stati un'altra ventina d'anni, per cui Maniero sarebbe rimasto in carcere a vita. Ovviamente pendendosi ha avuto poi lo sconto e poi ha avuto tutte le riduzioni previste dalla legge per quanto riguarda la sua collaborazione. Maniero però, bisogna dire, ci ha fatto arrestare sostanzialmente quasi 500 persone, quindi lo Stato ha tenuto un vantaggio dal fatto che sono stati arrestati e condannati con pene molto pesanti circa 500 persone che hanno pagato per il male fatto, chiamiamolo così. Poi si potrà condividere, non si potrà condividere, però è una scelta di politica legislativa che è tornata utile. In linea di massima la banda è stata debellata grazie alla collaborazione di Maniero e poi a tutte le conseguenti collaborazioni che sono venute dietro. Perché appena si è saputo che Maniero ha collaborato, gran parte delle persone a lui vicine hanno collaborato. Quando ho incontrato Maurizio Prestieri, camorrista, oggi collaboratore di giustizia, mi ha detto che secondo lui la parola pentito non è corretta, perché la parola pentito si riferisce a un qualcosa di intimo, che non necessariamente avviene quando uno diventa collaboratore di giustizia, che invece è qualcosa di tecnico. Per lei è lo stesso? Certo. Io non credo a nessuno che si sia pentito perché è stato unto dal Signore. Nessuno. Cioè non nessuno. Ci si pente per un cambiamento interno, ma ci si pente per convenienza? Al 99,9 sì. Io non mi sarei pentito se non c'era una legge favorevole ai pentiti, assolutamente. Quelli che dicono che si sono pentiti veramente poi diventano religiosi e tutto. Ma ha mai pensato sarebbe stato meglio fare un'altra vita? Ho sbagliato?
E se non avesse fatto il criminale, cosa avrebbe fatto Felice Maniero? Proprio non lo immagino, perché io già da ragazzino dicevo, piuttosto di fare 40 anni l'operaio, meglio fare il bandito. Quando hai 20 anni, dici a 50 anni posso anche morire, che cavolo me ne frega. Nel senso che quindi lei non è pentito di aver comunque attraversato in questo modo? Se potessi, se valesse il se potessi, non lo rifarei. Se potessi tornare indietro, non lo rifarei perché non... Però visto che non si può tornare indietro... E poi non so perché io sono... un po' strano, sono un po'... rompo gli schemi, per cui è inimmaginabile cosa avrei potuto fare. Qual è il dolore più grande che crede di aver causato? Beh, qua non mi va tanto di rispondere. Perché sono troppi o perché è difficile affrontare? E perché è difficile. Cosa ha guadagnato facendo questa vita e cosa ha perso facendo questa vita? Sinceramente, senza calibri morali. Sì. Guadagnato una cosa che non la voglio dire, che è la mia vita. E ho perso di non essermi mai perdutamente innamorato. Ecco. Ah sì? Che se facevo una vita normale, ma magari mi sarebbe successo. Quindi questa vita è una vita che impedisce... sentimenti no, veri, emozioni. Sì, perché come fai a stare con una e dirgli tutta la vita con te? Lei è stato condannato a 25 anni di carcere, trasformati poi in 17 grazie alla sua collaborazione. Sì. Quanti anni in carcere ha fatto in tutto? Credo una decina. Di carcere, sì. Poi ho fatto lavoro esterno, affidamento sociale. E secondo lei sono congrui rispetto a quello che ha fatto? Sì. È sincero? Guardi, lo so che non lo sono congrui per nessun italiano che sta ascoltando, ma per me sono congrui. Secondo lei oggi potrebbe rinascere la mala del Brenta? Sappiamo che il Veneto è infiltrato da tutte le mafie più importanti. Beh, se è così, no. Perché ci sarebbero indranghetisti e camorristi a impedirlo? Sì, non ci sono più le condizioni per rinascere, a meno che non ci sia un personaggio talmente... Cioè un nuovo maniero potrebbe nascere in Veneto? Non credo. Non perché io sono unico, Non ho comprendo in che senso. La presenza degli altri gruppi criminali soffoca gruppi autoctoni. O in realtà non ci sono più le condizioni sociali per costruire una mala autoctona veneta? Un po' sociali sicuro. E poi dovrebbe nascere, dovrebbe già esserci una persona
con una grande caratura che piano piano si fa spazio, deve avere una furbizia che neanche 2 milioni di volpi ce l'hanno, per cui non credo. Una possibilità su 1 milione. Con la sua collaborazione ha fatto arrestare centinaia di persone. Ora, man mano che passa il tempo, stanno uscendo. Non teme che possano vendicarsi? Sì, è certo. Se possono, sì. Lo faranno di sicuro se possono. E quindi sarà lei a non farsi trovare o mette in conto che possa succedere? No, sarò io a non farmi trovare.